Signore sia con voi. Il Re,
ci offre il privilegio di stare con Lui, di ascoltare la Sua parola, di rispondere alla Sua chiamata. Ed ecco che Gesù, per esempio, lago di Genezaret, mare di Galilea, lago di Tiberiade, a diversi nomi, ma lo stesso bacino che ha visto calcare i piedi del Figlio di Dio fatto uomo, proprio lì Dio fatto uomo chiama uomini a seguire il progetto di Dio e chiama degli uomini che erano impegnati. Questo è un messaggio per noi. Dio non chiama persone che non hanno nulla da fare, inoccupati o disoccupati, o persone che magari non vogliono occupazione. Dio ci chiama a seguirlo nella nostra quotidiana attività. E proprio mentre Pietro e Andrea gettavano le reti, Gesù dice: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Cosa hanno capito di quella parola? Penso forse nulla. Cosa significa? Beh, lo capiranno dopo, intanto lo fanno, perché la parola di Dio va fatta, poi eventualmente anche compresa. Come l'antico popolo di Israele, liberato dalla schiavitù d'Egitto, rispose al santo servo di Dio Mosè quello che il Signore ha detto: noi lo faremo e poi lo ascolteremo. Che significa? Prima tu fai le cose, poi cerca di capire. Intanto falle, obbedisci alla voce di Dio, ascolta o a udire, ascoltare e far entrare nella tua vita la parola. E gli uomini seguono Gesù e andando più avanti altri che li assettavano, li imbarazzavano, non uscivano le reti, magari avevano fatto una bella pesca, ma proprio sul bello quando stanno tirando la rete in barca, questa rete si squarcia e perdono il pescato. Ahimè, chissà quante difficoltà, e ci sono momenti in cui perdiamo il lavoro che facciamo. Proprio in quel momento Gesù ci dice: seguitemi. E ci invita il Signore a seguirlo al di là degli umani ragionamenti. E ancora ci viene detto che Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando, ammaestrando, annunciando e non solo proclamando la parola, ma attraverso quella parola che tutto risana, guarendo, risuscitando, risollevando, purificando tutti coloro che erano in ogni genere di afflizione. Gesù realizza quella parola, la compie. Signore, io non sono degno, ma di soltanto una parola, e quella parola salverà il mio amato. Salverà mio figlio, salverà mia figlia. Così l'arcivescovo già è, così il centurione romano, il funzionario regale, e lì si realizzano le antiche promesse. Il popolo che brancolava nelle tenebre vede la luce, ma la luce che splende nelle tenebre. Le tenebre non la vogliono e soprattutto non possono vincerla. E noi dobbiamo chiedere al Signore, ecco, questa fede a tutto campo, di seguire Gesù, al di là degli attraversamenti umani, di ascoltare la sua parola piuttosto che i pettegolezzi di borghetto medievale. Perché da lì dobbiamo sganciarci per agganciarci, o meglio, investare la nostra vita in Cristo Gesù. E ci accompagni l'intercessore materna di Maria, lei che ha accolto la parola di Dio con grande generosità. Ecco, sono la serva del Signore. Ecco, ha
lui ha detto una sola parola, Abba, Fiat, si compie, si realizza. Io non so come, ma so che Dio vuole farlo, do permesso a Dio di agire. E quando noi ci abbandoniamo nelle braccia di Dio, che allora lì si manifesta non solo il pensiero di Dio, non solo la santità di Dio, ma anche la verità che chiarifica, che mette luce in ogni situazione. Ecco, ci dia il Signore la grazia di saperci veramente affidare a Dio che passa. Ogni giorno Dio passa, ogni giorno Dio parla, ogni giorno con la sua parola, che è uno strumento di grazia che ci viene consegnato, noi possiamo accogliere questa parola di Dio, ascoltarla e soprattutto realizzarla. Non è tante volte Dio che non parla, noi ogni tanto lo diciamo, Signore, perché non mi ascolto? Chissà quante volte questa preghiera, oppure qualcuno che dice non scuta nulla, non sente nessuno, non sente il lamento, la sofferenza, la tribolazione, perché Dio non risponde? Dobbiamo fare un passo indietro, dobbiamo anzitutto ascoltare noi e dobbiamo soprattutto rispondere noi alla chiamata che Dio ci fa. Dobbiamo ascoltare quel Dio che passa e ci chiama in ogni quotidiana attività, dove noi siamo, con le risorse che abbiamo, con quello che noi siamo, non inventandoci chissà cosa, partendo dalla nostra fragilità e sapendo che Dio non sceglie l'intelligenza, non sceglie ciò che si sentono, coloro che si sentono o si reputano dotti, coloro che si sentono giusti. Gesù si accompagnava con peccatori, con prostitute, con pubblicani, con gente scomunicata, con gente non considerata, con gente che valeva nulla nella società. E Dio chiama proprio ciò che è ignobile, ciò che è indegno. Avrebbe potuto chiamare persone istruite, dottori della legge, sommi sacerdoti, non lo fa. Perché? Perché altrimenti oggi non ci saremmo stati noi qua. Perché Dio sceglie noi nella nostra fragilità e ci sceglie indegni, Signore, io non sono degno, per renderci degni. Ci sceglie fragili per renderci forti. Ci sceglie poveri per farci ricchi. Quello che Dio ci dona, nessuno ce lo può strappare. La gioia, la ricchezza, la bellezza grande della fede di aver risposto a Dio con prontezza, con generosità. Chi si sente ricco pensa di non avere bisogno di nulla. Chi si sente arrivato pensa di non aver bisogno di un cammino. Chi si sente addottrinato non ascolterà il Maestro che parla. Le sappiamo queste cose. Chi si sente giusto pensa di non avere bisogno di nulla, perché ha avuto le giustizie, le leggi. Chi si sente santo più di Dio pensa di non avere bisogno della salvezza, perché si sente già salvato. Ecco perché invece il Signore parte da ciò che un'opportunità seria, e questa è una scelta nostra, è
sono quelli che Dio sceglie. Allora Dio sceglie alcuni, altri li scarta. No. Dio chiama tutti. Gli eletti sono coloro che hanno scelto l'elezione, che hanno scelto di rispondere alla chiamata. Sono quelli che declineranno l'invito e ci sono quelli che diranno ne siete no. E rimarranno lì. Forse noi venendo dalle nostre dimore, chissà quante cose potevamo fare oggi diversamente, o chissà quante altre fatiche sono umane che dobbiamo fare, eppure oggi il Signore ci ha chiamato e ci ha detto vieni, e noi abbiamo risposto eccolo, e siamo qua, siamo qui dove c'è tutto, e dove c'è tutto, dove c'è Dio, nulla ci manca. Il Signore accolga, ecco, la nostra generosa risposta e ci benedica e attraverso